in collaborazione con Durbano Arredamenti, Vinicola Fratelli Flocco, Del Giudice, Il Fiore del Latte, Supermercati Gran Risparmio, Italian Gas, Puracqua, Dolci Tentazioni, Tecno Caffè Coffee Shop Termoli, Pumua Abbigliamento Donna. Un cordiale saluto da Gigi Di Sinio, qui dal set di In Cucina con lo Chef. Oggi, lunedì, puntata numero 141, i miei supporti, o meglio, i protagonisti della puntata di oggi sono Gianni D'Amore, ciao, Gigi. E ciao, Gigi. Giuseppe Petacciaro. Ciao a tutti. Tutto Molise, il nostro, la nostra terza colonna campana oggi riposa. Abbiamo deciso di farlo stare a casa, ma è anche giusto. Come state, ragazzi? Tutto bene? Tutto bene, grazie. Allora, oggi, qualche giorno fa, ho ascoltato uno chef commentare un piatto, una ricetta, e lo ha definito opulento. Quindi io direi che posso mutuare questo termine nella ricetta di oggi, di questo lunedì. Cioè, stiamo dando dei consigli a chi ci segue di cominciare la settimana con una bella botta. Leggerino, diciamo. Insomma, bene. Però, c'è il prezzemolo, è leggero. Noi vi diciamo oggi lunedì, però voi potete riproporlo, fare tesoro di quello che noi vi diciamo e magari scegliete un altro giorno della settimana che riterrete non opportuno dieta, riproporlo, prepararlo a casa. Allora, veniamo al dunque. Timballo di melanzana con provola affumicata, salsiccia e funghi porcini. Su crema di patate. Esatto. Sì. Non è proprio opulento, però è bello ricco. Vero? Sì, sì, sì. Diciamo che... Allora, chi mi elenca gli ingredienti di voi? Allora, per fare questa ricetta ci servirà dell'aglio, dei funghi... Fermo. Facciamo così. Dell'aglio, vai. Sì, dell'aglio, funghi porcini, congelati abbiamo presi. Vabbè, perché ne abbiamo trovati. Si trovano al supermercato. Sì, anche freschi vanno più che bene. Del prezzemolo, della scamorza affumicata, appassita. Benissimo. Salsiccia, pasta di salsiccia, l'abbiamo sbudellata. Patata, del rosmarino e della melanzana. E vedo una bella melanzana fresca. Qua un grazie a Gianluca Desiderio, ad Antonio Bonapitacola, i nostri amici fornitori. Eulalia pure. Eulalia del Giudice. Quindi un grazie di cuore per il supporto e... l'ottimo livello di qualità dei prodotti che ci mettono a disposizione per poter realizzare le nostre ricette. Sì. Va bene? Dovevi dare un consiglio alle donne o mi sbaglio? È vero. Allora, noi stiamo per partire. Non andate via, pochissimi secondi. Donne, è arrivato l'arrosino. No, in questo caso no. Donne, state attenti a quello che Daniele dalla regia ci sta per mandare in onda. Noi torniamo subitissimo in cucina con lo chef. Top. Allora, dopo aver mandato questo consiglio alle donne, noi partiamo. Raggiungo il mio. Intanto che... Per tenere, come posso dire, mi piace ripetere il titolo. Sì. Timballo di melanzana con provola affumicata, salsiccia e funghi porcini su crema di patate. Per cui... Sì. Allora, Gigi, in un padellino caldo. Sì. Mettiamo dell'olio extravergine di oliva, aglio tritato. Hai tagliuzzato una testina d'aglio. Sì. Giusto? Qui. Tu invece? Sto preparando la crema di patate. Partiamo con una patata pelata e fatta a cubetti. Ma la patata l'avete pelata. Forse questa cosa mi è sfuggita. Gli avete dato una sbollentata? No, adesso va. Quindi, solo pelata per motivi di tempo. La padellina. Chi ci sta seguendo? Non è cruda. È cruda. Sì. La patata è cruda. Facciamo un fondo di olio e rosmarino, così gli diamo. Un fondo di olio e rosmarino? Sì. Ah, in questa pentolina. Sì, in questa pentolina. Ci vediamo quel sentore e poi copriamo. Benissimo. Con l'acqua, facciamo cucinare. Allora, come ho detto, aglio tritato, olio extravergine di oliva, facciamo rosolare, aggiungiamo i funghi porcini. Sai che mi viene in mente, togliamo tutto il resto, questa parte qui
Per me va bene anche per fare un primo. Certo. Sì, vero? Sì. Aglio che profuma tantissimo, ecco, i funghi porcini, un po' di prezzemolo. Che pasta mi consiglieresti? Una tagliatella. Vedi? Ah, giustamente, tagliatella ai funghi porcini, bianca, classico, senza sì, senza fumo. Però noi oggi, questa è solo una parte. Non, sì, non diciamo che... Voi non state preparando un primo, bensì un secondo, che noi abbiamo definito quasi opulento. Sì. Va bene? Qui aggiungiamo l'acqua. Acqua. E portiamo a cottura. Sì, sì. Semplice. Se abbiamo quella bollente è meglio. Ah, già calda? Sì. Può... Però visto che non è un primo, non abbiamo quella della pasta. Sì, 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 non dobbiamo cucinare pasta. Sì. Allora andiamo a tagliare la melanzana. Questo è importante, seguite questo passaggio. Per chi volesse eventualmente preparare a casa questa ricetta, sì, deve seguire i nostri passaggi. Tagliamo in modo trasversale. Andiamo a ricavare queste fette che andremo a friggere. Ah, quindi sono dei medaglioni. Sì, e poi andiamo a foderare questi stampini cuchi che abbiamo. Immagino che la telecamera riesce a definire anche lo spessore di queste fettine che tu stai tagliando. Giuseppe intanto ha aggiunto i porcini, facciamo rosolare un attimino e aggiungiamo la salsiccia, la pasta. Quindi, di salsiccia. Ripetiamo, in questa padella siamo partiti. Aglio tritato. Aglio tritato e olio extravergine di oliva. Sì. Hai aggiunto i funghi porcini. Esatto. E adesso saliamo i funghi e poi aggiungiamo la... Un po' di sale e poi la pasta di salsiccia. Sì, certo. Io mi allontano perché, come di consueto, ci sono i fuochi d'artificio. Sì. Perché abbiamo detto l'acqua delle melanzane provoca questa reazione. Sì. Così. Vedi la melanzana. Olio non è. Vabbè, tu sei stato molto delicato nel. Sì, adesso questo andiamo alla temperatura. È già predisposto per scolare, sì. Per assorbire l'olio. Domanda da chi, non voglio dire da impreparato, però sai, voi siete una sorpresa continua. C'è qualcosa, c'è un passaggio anche in forno? Sì. Oh, perché io oltretutto, quando Giuseppe ha elencato le ricette, probabilmente ha omesso di dire che ci sono degli stampini che adopererete. Sì, è chiaro. Questa fa parte dell'attrezzatura. Gli ingredienti non sono un ingrediente, ma sono, diciamo sì, un supporto. Che profumo, Giuseppe. Aggiungo un po' di prezzemolo, semplice. Anche a questo punto io ci aggiungerei le tagliatelle e certo, comunque viene un bel primo, sì, volendo. Le faccio a cubetti la scamorza appassita. Sì, a cubetti. Fare la nostra parte fondente, diciamo, del piatto. Perché noi, ormai chi ci segue lo ha ben percepito, intuito, voi quando pensate a un qualcosa da preparare, strutturate la ricetta in modo che abbia una parte morbida, addirittura a volte anche cremosa, sì, e una parte più consistente, croccante, se non addirittura appunto croccante. Sì. Questo è quello che cerchiamo di mettere tutto, vi contraddistingue nella vostra scelta, che può essere condivisa, apprezzata o meno. Beh, sì, però voi percorrete questa strada, la vostra filosofia. Io che ho il privilegio rispetto a chi ci segue di sentire i profumi, devo dire che la vostra filosofia io la sposi. Se esistesse un libro me lo comprerei, ecco. Pensieri e idee di Walter, Giuseppe e Gianni. Ah, magari ci possiamo pensare in futuro. Lo potremmo intitolare così: Pensieri e opere in cucina. Bene, sì. Vedi? È venuto fuori il titolo di questa pubblicazione. Già abbiamo. Ragazzi, a questo punto un attimino solo facciamo vedere. Io penso che siamo a buon punto. Sì. Facciamo vedere come foderare. Sì, questo fallo vedere, così si vede. Io mi tiro un po' indietro, sì, perché... Ah, quindi
Pochissimo proprio. Sì, lo so. Le hai... Sono morbide, nonostante la frittura. Sì, sì, sì. Ma non le facciamo seccare, sennò poi... Non si devono asciugare. No. Un pizzico di sale. Qui intanto ricordiamo... Patate. Abbiamo fatto un fondo di olio e rosmarino. E dei cubetti di patate, di una patata cruda. Sì. Con l'acqua. Sì, a cucinare con l'acqua piano piano. E poi frulleremo. Francesco, il cameraman. Allora, approfitto. Guardate che bei fiori. Grazie ad Angelo Braccia che ci omaggia con queste sue bellissime creazioni floreali. Lo saluto, ciao Angelo, e complimenti per il bouquet che ci hai donato. Grazie. Quest'oggi. Ecco qua. Giovanni ha foderato la. Gigi, il cubi, sì, con. Praticamente le. Diciamo le fette di melanzana, dopo le state fritte le sì, avete... Sì, mettiamo la farcia che abbiamo fatto con funghi e salsiccia e un cubetto di appassita affumicata. E poi andiamo a richiudere. Si richiude, io penso che la telecamera sta mostrando chiaramente tutto il passaggio. E questo andrà in forno per 12 minuti, un quarto d'ora a 180. Va bene, allora noi vi diciamo... Se volete vedere la parte finale, che è anche la più importante della ricetta di oggi, rimanete con noi, non andate via. Gigi, Giuseppe e Gianni tornano immediatamente in cucina con lo chef. A tra poco. A dopo. Dopo. Allora, noi siamo tornati. Sì. Avete sfornato e... Sì. Ciao, vedete, vedete, belli dorati. Va bene, procediamo. Intanto devi dire anche questo però, che tu hai, dove Gianni aveva preparato, diciamo, le patate con il fondo di olio e rosmarino, se non ricordo male. Sì. Ha preso le patate a dadini, patata cruda, ci ha messo un sì, po' d'acqua. Raggiunta una certa cottura, voi l'avete frullata. Sì. Ed è... Mamma che bello. Preciso, proprio... Così. Sì. Allora, quello che vi stiamo impiattando è il nostro timballo di melanzana con provola affumicata, salsiccia e funghi porcini su crema di patate, effettivamente. Eccolo qui. Vabbè, voi avete scelto... C'è anche una continuità di colore, no? Rispetto sì, all'involucro che è la melanzana. Più terra oggi. È vero? Più questo colore... Terra. Sì, diciamo... Che è quasi colore di una divisa militare, mi viene in mente. Stai deponendo delicatamente delle foglie di basilico. Un posto. Va bene. Se vi è piaciuta, provate a prepararla a casa. Non necessariamente il lunedì, abbiamo detto, ma in qualsiasi giorno della settimana e perché no anche la domenica. Sì. Va bene? Allora, io ringrazio Giuseppe, grazie Gianni. Gigi. Se vi è piaciuto e siete curiosi, tornate a trovarci domani. Noi siamo qui, stessa rete, stessa ora e vi permetto di dire stesse cose buone. Ciao a tutti da Gigi Di Simio, in cucina con lo chef. Ciao. 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 Arrivederci da D'Urbano Arredamenti, Vinicola Fratelli Flocco, Del Giudice, Il Fiore del Latte, Supermercati Gran Risparmio, Italian Gas, Puracqua, Dolci Tentazioni, Tecnocaffè Coffee Shop Termoli, Pumois Abbigliamento Donna.